Buongiorno, allora oggi è sabato mattina, più precisamente sono circa le 11 e io sto per andare in palestra. Allora, volevo cominciare questo nuovo format, questa nuova tipologia di video, ovvero i What I Eat in a Day vlog. Quindi sono dei What I Eat in a Day, diciamo, senza troppe pretese, sono molto easy, cotti e mangiati, non lo so come spiegarvi. Perché, non so, mi è venuto in mente di fare questa tipologia di video e mi sono detta tra me e me, è una cosa carina, la posso fare. Ovviamente, io aspetto i vostri feedback, io aspetto le vostre opinioni, fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, se ne vorreste altre puntate, perché almeno così se so che non vi piace evito di farli questi video. Io sto per andare in palestra. Lo so, dico sempre che in palestra di sabato e di domenica non ci vado, ma purtroppo in questi giorni ho fatto mille cose, ho avuto il tempo di andarci, cioè ci sono andata forse una volta con Eleni nella sua palestra, e poi la mia migliore amica, e poi ho fatto gli esercizi, quelli per gli ABS, come si dice, per l'addome, qua a casa, quindi per terra, perché io quelli preferisco farli qua a casa. Quindi diciamo che è un po' che non vado nella mia palestra e quindi devo recuperare. E quindi allora cominciamo questo video con ovviamente la colazione, lo spuntino pre-workout. Allora adesso andiamo a fare colazione, cioè andiamo, vado a fare colazione e anche di corsa perché sono veramente di frettissima. Io oggi mangerò questo yogurt che dovrebbe essere una specie di yogurt di montagna, anche se in realtà è liquidissimo, e si chiama Alpio, quindi delle Alpi, tipo yogurt delle Alpi, della Valtellina esattamente. Yogurt di montagna al sapore di tipo mirtilli con i mirtilli. E questo qui sono 500 grammi. Io ovviamente non andrò a mangiarne 500 grammi, ma vabbè, ne mangerò un po' finché non mi sazio. E io questo qui l'ho comprato all'Esselunga normalmente. Ha un buon odore di proprio di yogurt fortissimo, un bello fermentato. Non è scaduto, vero? 21.04? No, non è scaduto. E questo qui l'ho già mangiato perché la spesa mi è arrivata alcuni giorni fa, quindi non è il mio primo taste test, il primo taste dell'assaggio. Allora, io sì, sto facendo una cosa veramente molto vichinga, cioè lo sto mangiando direttamente dal barattolo. Le mie beauty guru influencer preferite mi starebbero ammazzando perché in teoria dovrei metterlo dentro una tazzina. Nella tazzina dovrei mettere il becchime per uccelli, ovvero il mio muesli. Però ragazzi, non c'ho voglia, cioè ce ne sono di fretta. Quindi, siccome questi sono What I Eat in a Day senza pretese, lo mangiamo così. Buono. E io volevo farvi vedere quello che io mi porto in palestra. L'unica cosa che io mi porto in palestra, ragazzi, è questa. È la mia borraccetta dell'acqua con dentro una fetta di limone e succo di limone mio, non da concentrato, cioè il limone quello fisico. E io non mi porto in palestra pilloline, tè, barrettine, no. Non mi porto niente di quelle cose lì. L'unica cosa che a me serve in palestra è l'acqua, altrimenti muoio perché sudo come un cammello. I capelli sudano. E ci vediamo poi per il pranzo, che so già cosa fare, e probabilmente a molti di voi diranno, vedrete. Allora, sono tornata, sì, come vedete ho il ciucciotto in testa perché mi sto asciugando i capelli, ho finito di fare la doccia. Qua c'è un Mickey che mi sta reclamando la mia attenzione. Allora, nulla, adesso mi faccio un po' di pranzo e praticamente, vi ho detto prima, vi ho fatto uno spoiler che avrei mangiato una cosa un po' strana, praticamente i miei soliti esperimenti. Mangerò dell'insalata perché devo farla fuori, perché ho un po' di insalata in busta che avevo già mangiato e quindi l'altra metà la devo far fuori altrimenti va male. Poi ho dei tipo nodini di mozzarella e inoltre volevo farmi anche un po' di polenta con bianco senza niente. Vi ho appoggiato un attimo sul cavalletto perché sono veramente esausta. Io le braccia e le gambe non me ne sento più. Siccome non sono andata in palestra in questi ultimi giorni, ci sono andata veramente in maniera molto santuaria. Mi sono tipo punita, mi sono detta: no, Liuba, tu sei in palestra finché non muori praticamente. E infatti mi sento tutta un po' debolina, mi sa che mi sono sforzata veramente troppo. E inoltre sono
nel mio periodo del mese, quindi sono proprio stecchita, stecchita veramente. E avrei solo voglia di mangiarmi un Happy Meal tipo del McDonald's, però non mi sembra il caso, non mi sembra il caso. E quindi facciamo le persone brave e mangiamo l'insalata dopo aver fatto palestra. Bello, bello. Però stasera voglio fare una ricetta un po' particolare che mi tirerà un attimino su, speriamo, se viene bene. La polenta che uso io è questa qui, mi piace molto, ed è la polenta valsugana classica. Qui ci sono dentro due bustine e questa in pochissimi minuti è pronta. Io ne avevo già fatta fuori una metà bustina, quindi oggi faremo l'altra metà, altrimenti si presenta così, perché una bustina è per due persone, detto che io sono da sola, non mi sembra il caso. Ok, come vedete qua c'è scritto che per 2-3 persone sono 750 ml di acqua, sto dicendo latte, però dato che io sono da sola farò più o meno la metà. Io mi aiuto con questo che è, diciamo, il mio contatore di tipo farina, liquidi, e mi aiuta sempre nelle mie preparazioni. E io faccio circa 300-350. Di sale, ok, così basta. Accendiamo il fuoco. Scusate il piano cottura sporco, ma questo water itina day è senza troppe pretese, l'abbiamo già detto. Quando l'acqua bollirà metteremo la farina, e mentre mescoliamo, vabbè, dopo vi faccio vedere. Io uso questa insalata, l'altra metà l'ho già fatta fuori, e come vedete qui c'è la rucola, e a me la rucola dà un po' di intolleranza, quindi devo cercare un po' di eliminarla, altrimenti poi pomeriggio mi sento male. Quindi questa qui è l'insalatina, e questi sono i nodini di nozzarella, ciao, di mozzarella che uso io, che mi piacciono veramente tantissimo perché sono buoni e dolci. L'acqua nel frattempo sta quasi per bollire, la vedo. Io le mani le ho pulite, non vi preoccupate. Anche perché poi questa insalata la devo mangiare solo io. Non lo sto avvelenando nessuno. Ok. Cioè io faccio così, mescolo e butto la farina dentro. Così evito che si formano troppi troppi grumi. Spero che state vedendo qualcosina. Adesso vedete che si fa immediatamente, veramente una cosa super super velocissima. Voi continuate a mescolare e vedrete che adesso si prepara praticamente da sola. Bisogna solo continuare a mescolare. Questo può sembrare veramente tantissima, ma dato che ho solo l'insalata, in qualche modo mi devo riempire, ragazzi, altrimenti muoio di fame. Bene, e con questa visione meravigliosa di un pezzo di carota, ecco, lo mettiamo così. Wow, guardate che impiattamento! Bene, adesso io accompagnerò il tutto con una buonissima Coca-Cola Zero. E vado a vedermi probabilmente un film, qualcosa su Netflix. Allora, è pomeriggio, sono tipo le 4 circa, io mi sono messa a pulire una cosina per la cena di stasera, ho fatto giusto due cosine, poi vabbè, stasera lo scoprite nella cena. E adesso che è pomeriggio volevo fare una specie di merendina e mi volevo mangiare questo. Non era la merenda più fit che potete trovare sul mio canale, però ragazzi. Adesso, dato che comunque oggi è una bellissima giornata, purtroppo io sto veramente giù perché sono, mi sento veramente oggi a pezzi, sto malissimo. E devo vedere se riesco ad uscire perché volevo portare Miki al parco, e quindi probabilmente adesso mi metto su i leggings o dei pantaloni, comunque quelli della palestra. E forse andiamo al parchetto così anche lui si stanca un attimino, dato che oggi non l'ho fatto uscire tantissimo. L'ho fatto uscire solo per le sue avventure di pipì. E quindi niente, adesso devo solo darmi la grinta e esco. Allora, mi sono vestita, ho messo tutta la mia tenuta ginnica. Adesso scendiamo giù e sarà molto interessante perché io ho la macchinetta grande e loggare con la macchinetta grande è veramente difficile. E voi mi starete dicendo: Liuba, perché non ti porti quella piccola? Perché scarica. In più sono truccata perché ho fatto un mini video, una sottospecie di video. Quindi sì, sarà interessante. Vestita sportiva e truccata. Vieni. Andiamo. Miki ha un po' paura degli altri cani. Un cane fifone tontolone, però. Dai, vieni.
Miki, hai visto che bel fiorellino che c'è lì? Vicino al tuo sederotto? Allora siamo arrivati, vabbè, avete visto tutte le clip. Spero che questa tipologia di video vi possa piacere, perché ve l'ho detto, questa per me è la primissimissima volta che faccio un vlog What I Tina Day. Vi faccio vedere tante cose, perché comunque essendo un vlog vi faccio vedere tante cose, quindi fatemi sapere se vi piace, ve ne porterò di più. Prima abbiamo avuto un minimo di interazione sociale, tipo il Grinch, però ci dobbiamo sciogliere pian piano. Pian piano, dai. Allora, ho messo a bollire l'acqua dove farò il riso. Adesso vi spiego esattamente l'idea della mia ricetta. Allora, volevo un attimino spiegarvi il concept della ricetta che volevo fare. Vi allontano un attimo, se no avete la mia faccia. E praticamente volevo fare una... non un risotto, volevo fare praticamente... non so se voi avete presente, se avete già mangiato... il risotto alla cantonese praticamente si fa con riso, cioè devi bollire il riso, poi dopo averlo bollito lo devi fare saltare in padella con alcuni ingredienti, in genere sono piselli, prosciutto, uova, e quindi quello diciamo che più o meno è il risotto alla cantonese o il riso alla cantonese. E io volevo fare quello con gli ingredienti che ho in casa, perché non ho esattamente tutto, e in più volevo metterci i... faccio così perché sono i tentacoli. E insieme al riso volevo mangiare anche questi, che sono tipo dei moscardini, non lo so. E io non li ho mai cucinati prima, quindi sarà un esperimento veramente molto molto interessante. E in vostra assenza, come mi sento molto Benedetta Parodi, in vostra assenza ho già tolto il becco e gli occhi, perché sono una parte per me disgustosa e farla in video sarei morta. Però devo ancora togliere tipo la lisca interna, non la lisca, vabbè, tipo il loro ossicino. Allora, i pesci sono questi qua. Vegetariani, vi prego, non abbiatecela con me, io mangio anche il pesce. E sono appunto loro. Devo ancora pulire l'interno, come potete vedere. Se vi fa schifo questa parte, saltatela. Però vedete che gli occhi e il beccuccio qui gliel'ho già levato, così è molto meno schifoso. Però speriamo che vengano una cosa decente, perché mio padre molto spesso li fa, però li fa tipo fritti, come se... ah, calamari! Ecco come si chiamano, i calamari! E sì, quindi niente. Speriamo che vengano bene. In genere io queste cose qua non ve le faccio mai vedere nei miei What I Tina Day, perché ovviamente salto. E quindi la fase di preparazione io in genere non ve la faccio vedere quasi mai. Sono riuscita a togliere la lisca, era proprio una roba... minima. Ragazzi, ammetto che dopo aver pulito il pesce mi sento molto più, non lo so, uno chef. Mi sento molto chef. Adesso lo sentite il rumorino? L'acqua sta bollendo e quindi ci butto giù il riso. Io i pesci li metto nella padella o nella tostiera più tardi, perché mi sa che ci voglia veramente pochissimo a farli cuocere, quindi mentre faccio il risotto, mentre lo salto in padella, faccio anche il pesce. Io penso che, diciamo, i tentacolini li butto direttamente in padella con il riso e tutto quanto, mentre l'altra parte la metto nella griglia. Speriamo che venga bene, speriamo di sì. Oh, incrociamo le dita. Allora, con il riso vado un po' ad occhio, come sempre. Penso così può bastare. Allora, in una padella ho messo cipolla e... sì, i fagiolini, no. I pisellini primavera, quelli surgelati, perché non ce li avevo freschi. E li lascio un attimino andare con un po' di olio e sale. Volevo dirvi cosa che non vi ho detto prima. Praticamente il riso io lo tiro fuori un po' prima, tipo la confezione c'è scritto che deve cuocere 15-16 minuti, io diciamo che a 10-12 minuti lo tiro già fuori, perché comunque devo poi ripassarlo in padella, quindi se lo butto qua che è già stracotto diventa poi tipo una polpetta e fa schifo, quindi lo tiro un po' fuori prima e gli faccio fare l'ultima parte della cottura in padella. Cioè, ditemi se non ho il cane più dolce di tutta la storia. Allora, ragazzi, sto buttando dentro qui le parti dei tentacolini, appunto, del pesce. Che vi ho detto che li volevo fare in padella. Infatti, come potevo immaginare, si cuociono in 25 secondi. Cioè, si cuociono subito. Perché il pesce comunque si cuoce abbastanza in fretta rispetto ad altre cose, tipo la carne, magari. Ma quanti consigli che vi do, quante cose, veramente. Ok, allora aggiungiamo il riso
mascherpone e mescoliamo. Adesso devo farlo, diciamo, un po' saltare, anche se io non sono bravissima a fare questo tipo di cose. Adesso lascio un attimino che si asciughi un pochettino e poi metto l'ovetto. Ok ragazzi, è arrivato il momento fatidico dell'ovetto. Speriamo di non star facendo una cavolata. Ok, e mi sembra giusto di sale, mi sembra ok. Io non mi ritengo una bravissima cuoca assolutamente, cioè ci sono persone e bambini molto più bravi di me a cucinare, però a me piace, cioè a me piace sperimentare cose nuove, mischiare cose nuove, reinventare cose che magari mangio in giro e che dico oh, wow, mi è piaciuto questo piatto, però secondo me, per me, per il mio gusto sarebbe più buono se aggiungo questo o tolgo quest'altro, perché poi alla fine, cioè, se non ho ospiti a cena, alla fine o a pranzo, comunque posso anche un po' osare, perché dico vabbè, al massimo se viene male me lo mangio solo io, non avveleno nessun altro. Andiamo all'assaggio del risotto. Prendo tutto, prendo un pezzetto di cosa, un pezzetto di riso. Allora ragazzi, di buono è buono. Con la salsa di soia secondo me sarebbe stata tutta un'altra cosa, sarebbe stato molto molto più buono con la salsa di soia, ma io purtroppo in casa non ne ho e quindi non possiamo mettergliela. L'uovo dovevo farlo prima, cioè dovevo strapazzarlo prima e aggiungerglielo dopo, perché così è venuto tutto un po' troppo compatto, però non fa schifo. Anche il pesce mi piace molto. Buono, ci sta. Allora, sono le 22 qualcosina, io mi sto per fare una tisana. Sì, starete pensando, sabato sera molto movimentato ed eccitato. Sì, ho avuto una settimana bella pesantina. Adesso mi sto appunto facendo una tisana e vi faccio vedere pure che tisana. Questo è un infuso di Twinings ed è al melograno e lampone ed è la cosa più buona che voi potete bere, mangiare, assaporare. Dentro la mia tazzona di Starbucks. Questa qui l'ho comprata in Germania, quindi nello Starbucks di Milano non lo trovate. E adesso, appena sarà meno ustionante, mi berrò la mia tisana, perché in questo momento è tipo livello fuoco dell'inferno. Ragazzi, allora, alle mie spalle vedete il letto, perché sto per andare in branda. Sto per andare a dormire, sono cottissima. E nulla, quindi io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero veramente che il video vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta, diciamo, il concept, il concetto del video, del fatto che sia un What I Eat in a Day però vlog, quindi non è il mio classico What I Eat in a Day super impostato, un po' rigidino, è una cosa un pochino più scialla, come ho detto prima. Quindi nulla, io vi mando un bacione enorme, come faccio in ogni mio singolo video, e vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciarmi un mi piace. E mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video. Quindi così possiamo stare sempre vicini vicini. E nulla, vi ringrazio ancora per aver visto questo magico, pazzo, fantastico, ciboso video. Un bacio!